Toninelli, c'è Danilo Toninelli, Toninelli, Toninelli. Danilo Toninelli, c'è Danilo Toninelli, Toninelli, Toninelli. Danilo Toninelli, c'è Danilo Toninelli, Toninelli, Toninelli. Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, signor Toninelli, buongiorno. Buongiorno, grazie. Sentito grazie che tutto. Allegria le nostre. È una bella situazione diversa dal solito. Sì, sì, le nostre belle siete più. Solito dove c'è lei, questa allegria non c'è. Dammi il Parlamento, guarda, Geppi, ce n'è poca. Sì, sì, forse questa allegria, non so se le nostre belle si erano anche loro felici per le dimissioni del sindaco di Quarto, no? No, no. Vabbè, noi le abbiamo chieste un mese fa, un mese e mezzo fa, e abbiamo ragione noi, penso che anche stavolta anche tu sei d'accordo. No, lei però ha detto, il sindaco, che si è dimessa, che non è una sconfitta della politica, ma è la vittoria della camorra. No, non è assolutamente la vittoria della camorra. Noi abbiamo detto che non si può governare un paese quando c'è un dubbio che ci siano dei voti di infiltrazione camorristica. Doveva dimettersi immediatamente, purtroppo non l'ha fatto. È successo quello però che abbiamo detto. Però si è stretta attorno a lei anche tutta la giunta, in realtà. Quindi tu questo non l'hai visto come un buon segno, in realtà. Ma in realtà non si è stretta, perché come hai potuto capire non si è dimessa perché ha deciso lei. Si è dimessa perché non aveva più la maggioranza. Oggi voleva dimettersi presidente del Consiglio Comunale. E quindi capisci che se non hai la maggioranza non puoi più governare. Ma qual è il messaggio che abbiamo voluto mandare? Ed è un messaggio forte. Fai domande da solo, signor Toninelli. Assolutamente sì. No, per saperlo. No. Sono politico da tre anni. No, se vuole glielo chiedo io. La domanda, glielo chiedo io. Guardi, qual è il messaggio che volete mandare? Anche io glielo vorrei chiedere. Ma il messaggio è che se viene a bussare la camorra, la criminalità, qualsiasi opportunista, il Movimento 5 Stelle, noi gli sbattiamo la porta in faccia. Boom. Se avessimo deciso di governare e di mantenere il governo a Quarto, noi avremmo portato avanti negli anni una macchia. Il Movimento 5 Stelle è un progetto di legalità e i progetti di legalità non possono avere delle ombre. Questo è un messaggio importante. Solo il dubbio, dall'altra parte, Geppi, in realtà non è così. Dall'altra parte, PD, qua a Roma, quando hanno bussato Buzzi e Carminati, li hanno fatti sedere al banchetto e si sono spartiti la torta. Questi sono gli esempi che il Movimento 5 Stelle dà. Ottimo. Adesso è nato 6 anni fa, li dava 6 anni fa, li darà anche tra 10 anni. Senta, voi che avete l'espulsione facile, se si scoprisse, l'avessero anche gli altri. Ma voi avete l'espulsione facile. Meglio. Se si scoprisse che Di Maio e Fico sapevano delle minacce, se, diciamo, non è così, no? Andrebbero espulsi. Assolutamente. Allora, Di Maio e Fico sono due colonne portanti del Movimento. Sappiamo, dico, amici e ragazzi eccezionali. Guarda, è questo. Detto questo, il Movimento salutiamo espelle... perché ci ascoltano sempre. Ciao Luigi. Ciao, detto questo, il Movimento 5 Stelle è un progetto fatto di idee, non ci sono persone. Ma mi sembra che la domanda sia mal posta. No, non chiedo. Devi parlare di, di Roberto o di Luigi. Devi parlare di chi viola i principi di legalità. Noi siamo nati non per fare carriera politica. Tra pochi anni io me ne vado, Luigi se ne va, Roberto se ne va. Dove te ne vai? Come dove se ne va? Io tornerò a fare il mio mestiere. Ma Luigi deve fare il premier, il politico papà. Da 3 anni. Ma no, cosa va a fare? Ma quello è, noi Geppi abbiamo in Parlamento gente che sta seduta da 30 anni, che non fa una mazza per i cittadini italiani, che prende i vitalizi stando in Parlamento. Noi abbiamo detto ci dimezziamo gli stipendi, con i nostri soldi ricostruiamo le scuole terremotate, tante altre belle cose. Appunto, rimanete là, continuate a fare questo. L'esempio è la cosa più importante. Ma non è che ricominciamo da capo tra 3 anni. Non c'è classe dirigente abbastanza in questo paese per ogni volta. Non è vero. Non si può ricominciare ogni volta. Secondo me non è vero, perché ci sono. Noi collaboriamo con tantissimi giovani, sono straordinari, la loro limpidezza mentale ci permette oggi di aver fatto dei progetti, ad esempio l'anticorruzione, ma tu sai che se oggi ci fosse una legge anticorruzione non servirebbe manco fare la finanziaria, noi recupereremmo quei 10-12 miliardi di euro che riusciremmo a rilanciare i servizi che fanno schifo, perché io sto a Roma 5 giorni a settimana e mi fa schifo abitare in questa, mi dispiace dirlo, le perché è la città più bella del mondo. Perché? Ma perché io abito in Trastevere, quando esco la mattina ci sono i cassonetti pieni, oppure c'è la montagna, dovuto anche vero alla cultura non sufficiente per dire ok, facciamo una giusta differenziata. Ma è questo il fatto, se oggi i soldi non vengono rubati, a Roma li hanno rubati, significa che tornano i cittadini. Ma secondo lei quindi se voi vincete a Roma non ci sarà più la spazzatura a Trastevere? Se noi vinciamo a Roma abbiamo già trovato circa 1 miliardo di sprechi. Certamente sarà dovete trovare difficile. Il candidato dovete trovare. L'avete trovato? Ma vi siete messi d'accordo? Metà febbraio, dovrebbe essere metà febbraio, faremo le consultazioni. Ma da questa faccina che mi hai detto, secondo tu un uomo onesto si capisce che non sai mentire, ho capito che il nome ce l'hai già. Ah, ce l'ha già. Io sono un bravo ragazzo, Geppi Cerno. Metà febbraio faremo la consultazione online sul candidato sindaco. Abbiamo 233 candidature per i consiglieri. Se dovessimo vincere, abbiamo tutti i numeri per amministrare e avere la maggioranza in tutti i municipi romani. Quello che è fondamentale per noi è che non conta il nome forte. Ci dicono Alessandro Di Battista, candidato. È ovvio che è normale dirvi che se fosse stato Alessandro, quel ragazzo straordinario, molto consenso. Fare, però
essendo noi un progetto di idee che porta avanti il programma, non si può, certo. Noi perdiamo se mettiamo le persone, anche perché Alessandro, come me e tutti gli altri, dopo due mandati torna a casa. Senta, lei è deputato del Movimento 5 Stelle ed è il miglior amico della Presidente Boldrini. Avete un rapporto che vi lega proprio... Questa è bella proprio. No, nel senso... È bella. Allora, vediamo delle cose che sono successe in aula. Per esempio, cani e gatti. Sentiamo la Boldrini. Deputati 5 Stelle, per favore, deputato Toninelli! Cosa stava facendo in questo caso? Mamma mia, Danilo, cosa stavi facendo? Penso che stavo urlando qualche affermazione a un collega del Partito Democratico che aveva appena detto una falsità in mano. Ma cosa stava urlando? Non mi ricordo. Nel caso dopo non un grande amore. No, nel caso dopo deputato Toninelli, la richiamo all'ordine, deputato Toninelli. Ma la sente come la fa arrabbiare? Ma guarda che è arrabbiatissima da questo tono di voce. Il problema è che siccome è capitato abbastanza spesso, non si ricorda, non mi ricordo il certo. Cioè, spesso lei ti ha trattato in questo modo? Vediamo. No, spesso sono avvenute cose che non dovevano accadere. Certo. Purtroppo, Geppi, in Parlamento accadono vengono dette delle falsità incredibili, quindi io che sono un ragazzo normale non posso accettare, non mi faccio scivolare addosso le cose e chi le dice io glielo rinfaccio. Certo, quella volta qua invece cos'era? Deputato Toninelli deve lasciar parlare perché questa è un'aula parlamentare. Deve lasciar parlare deputato Toninelli. Stavi interrompendo qualcuno, Danilo. Non ricordo perché Invece poi c'è delle parlava di perché questi sono tutti giorni diversi, il tono è uguale. Invece un'altra le volta sono diverse. Un'altra volta è successo questo. Allora Toninelli, ci siamo? Qui lei è più calma. Cosa stava? La stava infastidendo, però non era ancora arrabbiata. Non se lo ricorda, eh? Diciamo, no, ovviamente non me lo ricordo. Diciamo che solitamente siamo calmi in aula, ovviamente. Anche se all'inizio ci hanno etichettati come chiassosi. Beh. Ma quando ci dobbiamo difendere, ci difendiamo. Perché ogni tanto non si capisce bene dov'è. Adesso chiede di intervenire il deputato Danilo Toninelli. Prego, ne ha facoltà. Dove la ringrazio. Dove sta? Non l'aveva vista. Dove si era nascosto? Parliamo anche lì ogni tanto. Perché lei c'ha questi i ricci più belli del Parlamento, diciamo. Non lo so, però ti ringrazio. Si vedono da lontano. Come mai non ti ha notato il presidente? Il presidente ogni tanto è distratta. Ma chi è che ha i ricci più belli di lei in Parlamento? Questa è una bella domanda. Facciamola alla presidente Boldrini. Non so, perché lei ha un ricci, i suoi ricci sono... Cioè, a chi si è ispirato per questi ricci? Alla volontà di mia moglie di tenerli. Ah, perché lei vorrebbe lisciarseli? No, assolutamente. No, vorrebbe tagliarseli. Io sono spero che se si allisce i capelli lo denunciamo. Ex ufficiale dei carabinieri. Sì, ormai di una decina di anni fa. Però una compagna a cui piacciono i capelli, siccome a me piace la mia compagna, non ma vedo più cocciante o più golino come tipologia? No, più me stesso. Non saprei. Senta, ma bravo, questi uomini che accontentano le donne anche a livello tricologico. Spero che tu non lo accontenti solo a livello tricologico. Domandalo a lei, speriamo che ti risponda di sì. Però deve lavarseli spesso, quindi. Perché insomma i ricci non è facile ogni no, non è vero. Guarda, scusami che si particolare non si intendo, parla dei capelli no, parla di cose che non conosce sì. Tra l'altro io e te caro Danilo condividiamo una cosa, siamo nati d'estate. Pensi che questa è bella notizia. Guarda che noi nati d'estate abbiamo un grande trauma, che festeggiamo il compleanno sempre da bambini lontani dagli affetti consueti dei compagni di scuola, dei compagni dello sport. No, lei è nato il 2 agosto. Io sono nato il 2 io agosto, il 18 agosto. 2 agosto come faceva festa di compleanno? Niente. Può essere anche un vantaggio da un certo punto di vista, no? Vabbè, certo, perché... È impegnativo. No, da bambino, intendo da bambino. Da bambino non ho fatto molte vacanze con i miei genitori, di conseguenza non avrei saltato grandi feste. No, i regali te li facevano da piccolo? No. No. Ovviamente sì. Sì, certo, però ovviamente sì, ci mancherebbe. Senta, lo usa il balsamo? No, grazie al cielo non lo uso. Lo usa. Questa è Radio 2, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non usa il balsamo. Danilo Toninelli. Danilo Toninelli, c'è Danilo Toninelli. Deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, ti volevo chiedere, tu sei anche, una cosa, leviamocela subito perché è una cosa alla quale teniamo molto, Unione Civili, come voterete? Ma noi l'abbiamo detto in tutte le sedi, votiamo a favore. Rediciamolo. Ma sai perché? Perché la Corte Europea di Strasburgo, dei diritti umani di Strasburgo, ha sanzionato l'Italia per la violazione dei diritti umani. Quindi ci sembra assolutamente giusto rispettare una Corte, l'ha detto anche la Corte Costituzionale. Qua non c'è da regalare niente a nessuno, non c'è da sperperare soldi pubblici, c'è da dare più diritti a chi questi diritti li deve avere, punto. No, perché... Ma quello che mi permetto di dire, ma non perdiamo, qua c'è una strumentalizzazione becera di quei partiti che hanno 0,2%.
PCD. E che cercano in particolare, che cercano di recuperare consenso. Il Parlamento, per una legge normale e scontata come questa, due minuti, due giorni, due ore, e parliamo di reddito di cittadinanza, no, parliamo di anticorruzione, conflitto di interessi. Ma se ci dovesse essere il voto segreto, qualcuno dice, non è che qualcuno fa il furbetto. 5 Stelle dicono che votano e poi lo votano. Qualcuno fa il furbetto. No, sì, noi abbiamo fatto una consultazione online con 60-70 mila iscritti che hanno votato e al 93% abbiamo votato a favore di quello che ci chiede l'Europa. Ma gli va bene la legge Cirinna? Sì, va bene, l'abbiamo votata a marzo in commissione. Tutta in toto? Va bene in toto. E se la modificano un po'? Perché se la modificano non la votate più. Poi la vediamo. Sai cos'è il brutto del Parlamento? Che ogni tanto arriva, si inizia con una legge buona, un'idea buona, e poi viene sempre annacquata, e quando arriva il voto finale è una cosa inutile, utilizzato per fare un titolo di giornale. Non ci stiamo a queste cose. Senta, qua a proposito di cose inutili e utili, facciamo servizio pubblico. Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, ha appena scritto su Twitter di ricordarle che la signora Ravetto ha ancora il suo caricabatterie, ma che glielo restituisce. Questa è una ottima notizia e lo sapevo che sarebbe capitato. Ma lei in presta... Sarebbe capitato che lei l'avrebbe scritto che tu ti saresti dimenticato di farmelo ridare indietro. No, però scusi, signor Toninelli, voi siete per non fare accordi con nessuno. E lei impresta il suo caricabatterie, una delle sue cose più preziose che ha, alla deputata Ravetto? Assolutamente sì, ha due metri di distanza dal mio scranno. Quindi sa perché Ravetto potrebbe non darglielo mai più. I ragazzi di 5 Stelle sono dei bravi ragazzi, come voi sapete. L'ha imprestato anche a qualcun altro? A chiunque me lo chieda. Se anche non se serve è di NCD. Perché tutti rimangono senza carica, si sa certo. Che... certo. Carlo Verdone e Antonio Albanese, vi siete mai imprestati il caricabatteria? Ciao Carlo! Ciao, amore mio, come stai? Oh Carlo, bene, tu? Che meraviglia! Tutto bene, vediamo un onore sempre negli aeroporti. Allora, tu che parti, io che arrivo, io che arrivo e tu che parti. Siamo fatti così, gente che viaggia. Cioè, fate lo steward e l'hostess. Signor Albanese, c'è anche lei, sì? Ciao, sentivo che state risolvendo i problemi del paese. Esatto. Sì, il caricabatteria della Ravetto, che deve restituire. In studio con... Io l'ho rotto, il mio ultimo caricabatteria. Sul treno per fare le fotografie con il personale del Freccia Rossa, mi hanno fatto alzare, alzando ho dato una botta con la gamba a mi si è rotta la spina. A quel punto io ho detto, ma che cavolo, ma scusi, scusate, ma a chi faceva le foto? Io do il mio, al dottor, personale. Io do il mio. Ma scusi, signor Verdone, lei faceva le foto al personale del Freccia Rossa? Sì, io dovevo alzarmi e fare la foto con, con loro, il giornalaio, eccetera, le cose, con il loro telefono, però il mio era in carica. Certo, sì. Ecco, ho da Onese in viaggio. Signor Albanese, lei come è messo con carica batterie? Ma con carica batterie di solito, dai, effettivamente sono tutelato, ne ho due, ne ho sempre uno quando viaggio e uno di là. Poi cosa è previdente. Succede che quando non ce l'ho... Ma è talmente elettrico che lui se mette due dita nel naso fa già corrente elettrica. Senta. Ma com'è stata questa collaborazione per questo film che vedremo al cinema dal 28 gennaio? L'abbiamo fatta grossa. Verdone. L'abbiamo fatta grossa e resterà per me, a prescindere di come andrà, perché aspettiamo il giudizio del pubblico, un bellissimo... percorso insieme a un grande attore che è mio grande amico. Chi? Non lo voglio ribadire oggi. I love you. Io gli voglio veramente bene. Non capita mai di restare veramente amici dopo un'esperienza cinematografica. Con Antonio è successo e devo dire meno male che l'ho scelto, perché ho fatto un grande attore e un grande amico. Signor Albanese, vuole essere così critico come è stato Verdone nei suoi confronti? Parole dure. Sì. Signor Albanese. No, davvero, l'idea era quella di formare una coppia, non è così sempre semplice, ti devo dire la verità, però amando Carlo e quello che ha fatto, il suo lavoro e tutto, siamo arrivati, il primo giorno è stato di grande, come dire, paura, perché tu entri e devi immediatamente fare il personaggio, costruirlo e soprattutto trovare la combinazione con lui. Questo è avvenuto subito e per due mesi è stato così, e poi ci scambiamo anche i caricatori, cioè è una cosa straordinaria. Che meraviglia. Insomma, è la storia di un attore di teatro che non ricorda più le battute di non ricorda le battute per amore, questo che è lei. Incontra poi questo disgraziato, questo investigatore merlino che è costretto a inseguire i gatti, i pappagalli, e da lì parte un grande errore, gli errori diventano mille e cominciamo a inseguire, a farci inseguire. Ma la possibilità che Carlo nella scrittura ha dato a tutti e due è quella della trasformazione, quindi durante ci trasformiamo e diventiamo e ci divertiamo. Un razzo missile. Nel trailer c'è un accenno a delle foto porno di Albanese. Sì, quello è proprio perché il cinema è finzione, quindi è proprio solo per quello, no, tendenzialmente siamo proprio in una normalità anche imbarazzante. No, perché a proposito di queste doti nascoste, l'abbiamo fatto grosso, c'è una dichiarazione di Renzi che oggi ha voluto commentare il vostro film. Sentite.
Sì. A mio giudizio è una cosa enorme. Signor Albanese. Matteo Re... no, parlava signor... del film, no. Sicuramente, del profilo artistico di questa grande accoppiata. No, diciamo. Non lo so, no, signor... no, signor... no, chi, di chi è? No, era... Perdone, lei conferma, sì, che... No? Io confermo, certo che lui conferma. Confermo, sì, sempre sì. Certo. Sì, sentite, in studio con noi oggi c'è Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Ciao sì. Carlo, ciao Antonio, è un piacere conoscerlo. Danilo, vai a vedere il film di Carlo e Antonio. Giovedì prossimo. Chi è più di 5 Stelle tra voi due, tra Verdone e Albanese? Guarda, il problema è un problema di qualità di persone, secondo sì. me. Se loro tirano fuori una persona brava, competente, sì. onesta, in generale, se lo tirano fuori gli altri... Se stai parlando di Roma, ce la faremo. Più però, lui frequenta più 5 Stelle. Albanese. Parchino Stello e robe varie. Certo, questo è vero. Chi è più bravo dei due? Chi è l'attore più bravo tra Verdone e Albanese? Ma tu stai forse scherzando, Carlo Verdone. Carlo Verdone, stiamo parlando di uno... No, stiamo parlando, e lo dico, stiamo sì. parlando di un gigante della commedia italiana. Chi? Capo, io mi inchino quasi quotidianamente, certo. a Caru. Sì. E quindi è questo. Che ma scusate, chi piace più alle cose in generale, so che conosco sì. le vostre situazioni, ma chi piace di più alle donne, secondo voi? Forse Albania, dai, su, è anche un pochino più giovane di me. Beh, non lo so. Sì, poi lì è una questione. Perché lui ha una carica, poi ha un'energia. Ma che Carlo, a te le donne ti si buttano addosso, sì. io le ho viste. Capirai. Sì, per aspetto, mi dicono, mi fai la voce Marisol, e io, Marisol, e fai nonna con le gambe, allunga le gambe. Ma non le gambe, ristendi le gambe. E finisce là, te preoccupare. Cioè, basta quello? No, ma è solo perché Carlo sta facendo la convergenza agli ormoni, solo per quello. Signor Toninelli, a lei chi piace più, cioè come uomo, più Verdone o più Albanese? Se dovesse scegliere per una unione civile, è scontato che io mi guardo i film di entrambi e soprattutto guarderò questo film. Certo. Però a Carlo volevo dire che attenzione. Quello che ha fatto nella grande bellezza è stato sì. straordinario, quindi veramente complimenti perché solo i grandi attori prendono parti magari non principali e le rendono così grandi. No, certo. Puntata critica. Io devo dire grazie a Paolo Sorrentino che ha avuto fiducia. Ho fatto quello che dovevo fare, potevo fare adesso. Poi hanno anche allungato il DVD, c'è anche la parte tagliata che è una si capisce meglio la mia andata via da Roma, certo, quindi ha fatto una cosa fatta bene. Senta, signor Verdone, a proposito di Roma, lei voterà Giachetti? No, non lo so. Io voglio leggere i programmi, voglio intuire del talento nella persona. Ecco. Ma com'è Roma, Carlo? In questo momento? Sì. È una città malata, bisogna essere sinceri, scusi. Ma è più malata, Roma o la Roma? Sono malate tutte e due, di due patologie diverse, però la Roma chi... sta usando il macete. Chi sta, no, chi Roma, sta peggio? La Roma si risolverà sicuramente. La risollevare Roma è un bel problemone. Signor Albanese, lei... ci vogliono delle sinergie. Ci vuole una sinergia. Ci vuole la siderurgia. La siderurgia, diciamo. dove vota lei, signor Albanese? Dove vota? Lei dove vota? Io sono a Milano. Milano? E quindi vota le primarie Scasala. Io sto già puntando le secondarie, ti devo dire la verità. Guarda, sono proprio più le definitive, noi vogliamo le definitive. Cosa dice Verdone? Io sono in una fase, cioè Albanese. Noi stiamo vivendo a Milano le primarie che sono belle effervescenti, vive comunque con 3-4 che sono di Balzani, Sale, Maiorino. E la speranza è quella di mantenere quella Milano che in questi 5 anni è riuscita a diventare più bella. È più bella. Sembra uno spot, non dimentichiamo Patrizia Bedori. Sembra uno spot, è la verità, non è che sembra uno spot. Prima Milano stava diventando una città piccola, e in questi 5 anni Milano è diventata più bella. Ma lo dico anch'io ci abito. Ma quindi va a votare alle primarie o no, signor Albanese? Vado a votare alle primarie. Sto seguendo i dibattiti. E non ha deciso ancora per chi? Ma guarda, no, sto decidendo, io sono però amico personale di Beppe da parecchi Sala. Anni e quindi sì, e sto seguendo, io conosco la sua onestà, conosco il suo impegno, è un uomo che ha rinunciato a ingaggi, ha rinunciato a impegni economici di grande livello, è uno che ha la possibilità con il rapporto con l'Expo, con tutti i paesi stranieri, di quello che è. Poi io sono anche ben contento degli altri due perché sono due persone, si capisce che hanno lavorato molto bene. Le piace...
certo, c'è questa mia passione per quest'uomo che si sta dando completamente a Milano, che devo dire la verità, insomma, mi piace. Da giovedì prossimo al cinema l'abbiamo fatta grossa. Che non è quella cosa che tutti pensano, ma è un'altra. No, basta, ha ragione, ha ragione. Io sapevo la sua ironia, morivo di fame. Lo so, ha ragione, sì, sicuramente. Sicuramente è quello che sostengo anch'io, capo. No, capisci dove sono finita? Cioè, devi difenderti. No, infatti mi difendo col silenzio, a volte burla più di qualsiasi manifestazione. No, l'ultima cosa, come si fa a uscire con un film comico adesso dopo Checco Zalone? È un casino. Beh, un motivo in più perché lui, come dire, ha dato la possibilità di dare questa sferzata incredibile, sì. La comicità è ha fatto alzare dalla sedia un sacco di persone, se intuiscono che il film può interessare, insomma, quelle persone che hanno fatto questo sforzo e sembra si siano divertite, sono risvegliate, forse ci apre un pochino anche la strada a noi, non la vedo come una cosa negativa. Al cinema giovedì l'abbiamo fatta grossa. Carlo Verdone e Antonio Albanese, grazie di esistere. Senta, signor Tonini, lei l'ha visto il film di Checco Zalone? Io no, non l'ho visto, non ho moltissimo tempo, ho i bambini il fine settimana, devo curarmi principalmente dei miei bambini. Quanti bambini ha? 14? Due, vabbè, solo due, non so quanti ne hai tu. Però ci per andare al cinema, dico. Ma 2 anni, 5 anni, come le porto al cinema? Sono troppo piccolo. Quello di 2 anni non si porta al cinema. Ma anche 5 forse, no? Ma sono di 5 stelle i bambini? Vabbè, loro sanno che il papà lavora nei 5 stelle, hanno partecipato Italia 5 stelle, Imola 5 stelle, tutto 5 stelle, hanno gadget 5 stelle. Quindi anche tua moglie ti sostiene, insomma. Anche lei mia moglie è straordinaria, perché quando qualche anno fa ho deciso, perché da tanto tempo che facevo politica a livello locale, di candidarmi, io volevo candidarmi alle regionali, lei mi ha convinto, mi ha obbligato a candidarmi alle nazionali. Convinto o obbligato, i verbi a volte combaciano, nel matrimonio. Tu, in quanto donna, quando la donna cerca di convincere, sotto obbliga, certo. Il marito. Sì, perché leva delle opzioni in cambio, ma diciamo. Ma per chi votava prima di votare 5 Stelle, signor Toninelli? Io ho votato principalmente radicali e Di Pietro per qualche volta. Quindi destra era? Ma no, ma c'erano alcuni ideali che sposavo, ma noi siamo fatti ragazzi veramente che siamo totalmente trasversali. Che significa essere di destra o di sinistra? Rubano tutti, li arrestano tutti, hanno tutte le stesse idee politiche. Dove c'è una forza politica forte, vedi a Torino, si alleano centrodestra e centrosinistra, non esiste più, diciamo chiaramente. Questa è Radio 2, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che rubano tutti! Caro mio simpatico Lauro, siamo qui in compagnia di Danilo Toninelli. Danilo Toninelli, c'è Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, caro Danilo, ma è vero che quando voi del Movimento 5 Stelle, quando andate ospiti in televisione, fate una lista dei politici che non volete nelle puntate con voi? Niente di più falso, assolutamente. Ecco, leviamo credibilità a questa leggenda metropolitana. Andiamo ovunque per dire qual è il nostro programma, quali sono le nostre idee, cosa vogliamo contestare delle falsità che dicono gli altri. Certo, non ti nascondo che però ci sono alcuni interlocutori che sono talmente bassi come profilo e falsi come Giuda, che ovviamente dei bravi ragazzi quali sono, e mi ritengo anch'io, quelli del Movimento 5 Stelle, non si possono sporcare con certe persone. Quindi, questo, chi è che non volete, vero? Io non vado molto in televisione. Però è girata una lista che diceva Santanché, Verdini, Razzi, Scilipoti e Danna. Allora, io con queste persone ma per il rispetto di miei figli non avrei nessuna voglia di confrontarmi, ma perché? Per una questione normalissima. Quindi se la invitano, come fai a parlare di contenuti? Come fai a parlare di reddito di cittadinanza? Come fai a parlare di che il loro partito è pieno di indagati? Non puoi parlare perché loro ti portano al litigio, e il litigio è la gente che ascolta, che vuoi che capisca. Vince chi urla di più. Se lei la invita in una trasmissione, dice: guarda, Toninelli viene da noi e ci sono Verdini e Razzi. Lei dice che non vengo. Ma guarda chiedo, se il conduttore ci garantisce di poter tenere un dialogo normale, noi andiamo ovunque, siccome sappiamo che purtroppo non è così. Sappiamo che il conduttore vuole fare audience, e dove si urla di più, si fa più audience, noi non andiamo certamente a urlare con certe persone che sono tra le cause del fallimento, insieme a tanti altri, del fallimento culturale, economico del paese, e farci mettere in mezzo e far sembrare i cittadini che siamo uguali a loro. C'è un talk dove
dove vai un po' più volentieri? Ma no, io ho fatto quasi tutto, ho fatto quasi tutto i talk. No, ma io principalmente vado quando parlo delle mie materie, quindi sono appassionato della Costituzione, ritengo che sia con qualche cosa il libro più bello che i cittadini italiani dovrebbero leggere, anche per la semplicità con cui è scritta e la facilità con cui si può comprendere. Anche, vado legge, molto... anche lei è un appassionato di legge elettorale, perché lei aveva fatto il Democratellum, una specie di... diciamo, ottima legge elettorale. Di sistema proporzionale. Proporzionale, sì, con un'impronta sulla governabilità. Invece voi siete contro l'Italicum, che per certi versi è l'unico sistema elettorale che vi permetterebbe di vincere le elezioni. Assolutamente sì. Noi continuiamo a dire che non facciamo scelte di convenienza. Siccome l'Italicum è una legge che non ha nessuno in Europa, e nonostante il Presidente del Consiglio dica che tutta l'Europa ce la copierà, è passato un anno e mezzo dall'approvazione, nessuno se l'è filata, quindi mi sembra un dato oggettivo importante questo. È una legge pessima, una legge rischiosa. Tu sai che hanno fatto la riforma della RAI, Italicum, il paese in mano al Presidente del Consiglio, amministratore delegato della RAI, nominato dal governo, uno più uno, io sinceramente non sono così contento. Potrebbe essere Di Maio il Presidente del Consiglio. Ma quello non significa, ma noi dobbiamo ragionare. Con la sua legge elettorale proporzionale dovreste allearvi per forza con qualcuno, perché non avreste mai il 50%. Con la nostra legge in realtà non è così, perché ci permetteva con il 40-42% di poter arrivare a 51-52, però con le preferenze, con tutte quelle cose che permette ai cittadini, quando va a votare, che quando mette l'AIS capisce di contare qualcosa. Con l'Italicum, quando vanno a votare, lei sconta niente, perché è il segretario di partito che sceglie i nominati, li manda in Parlamento, poi un voto in più dell'avversario si piglia la maggioranza. Senta, a proposito di audience, le nostre Bernis vorrebbero farle una domanda cantata, nel senso proprio di audience, questo c'è il momento del crollo, quindi okay. Risponda come vuole. Cerco di dare una buona risposta allora. Vediamo. Uno su mille ce l'avrà, ci dici un pregio di Matteo. Lei è uno dei più grandi avversari. Sa mentire bene. No. Pregio, mente benissimo. Era questa la domanda? La domanda. No, sa mentire bene? No, nel senso, dico proprio un pregio. Cioè, una cosa che le piace di Matteo Renzi. Cioè, a parte mentire, questo è... Tu l'hai detto che lo chiami il bomba, che è un codardo, lo hai chiamato Matteo Rolex Renzi, hai parlato di presa per il PIL, ma il dai, una dote ce l'avrà. Di tutte le ha detto. Allora, la dote, che è la stessa cosa parafrasata, è un ottimo venditore. Ottimo venditore. Senta, però siccome lei è uno libero che dice tutto quello che pensa, ci dice un difetto di Beppe Grillo? Non che è troppo buono, non che è troppo altruista, tutte queste cose qua, Allora, un difetto di Beppe. Lascia stare che Beppe ha creato un qualche cosa che non ha precedenti nella storia, di una cosa meravigliosa che poi già Roberto ha concretizzato. Questi sono i pregi. E per questo io ne sarò grato anche a nome dei miei figli per sempre. Grazie Beppe. Caro Beppe, mi fai una domanda... mi ha ripreso. No, è fatto così, ha ragione. Mi riprende spesso. Tu mi fai quelle domande che... Avrà un difetto, Beppe, cioè nel senso come tanti, cioè, ma non è uno. Fatti coraggio, ce la fai. Sì, ce l'ha fatto, Nelly. Si sta pensando... Un difetto di Beppe è difficilissimo. Dovrebbe lasciarsi meno decisione, decidere ancora, decidere più lui. Noi abbiamo talmente tanta autonomia che... È troppo altruista. Noi siamo etichettati come la forza eterodiretta da Beppe Giaro. Roberto, cosa più falsa dell'universo, perché tutti i colleghi parlamentari, compreso sottoscritto, sanno che tutti gli argomenti che trattiamo in Parlamento li decidiamo lì. Io posso non conta niente, Grillo, una telefonata che mi ha fatto Beppe pochi mesi fa. Abbiamo votato i giudici della Corte Costituzionale, ti ricordi? È stato eletto il professor Franco Modugno, presentato al Movimento 5 Stelle. So cosa ha detto Beppe quando l'ha chiamata. Vaffanculo! Per farti capire, Beppe, mi chiama Beppe, aveva ricevuto una telefonata dove i commenti che erano stati di Modugno gli avevano creato una incertezza. Ovviamente telefonata anche lì indirizzata, perché dietro c'era qualche altro candidato che volevano convincere Beppe a mettere. Abbiamo Corte saputo dopo. Detto questo, io ho spiegato a Beppe come eravamo arrivati alla candidatura del professor Franco Modugno, chi era professor Franco Modugno. Beppe mi ha detto: avete ragione, scusami, questo è un leader. Questo è un leader. La prossima volta, io quando mi chiederanno di sapere un mio difetto, puoi rispondere tu. Sì, esattamente. Senta, vuole più bene a Beppe o a Roberto? Cioè, vuole più bene a Casaleggio o a Beppe Grillo? Ma guarda, io voglio un bene incredibile a miei figli, certamente stimo e voglio bene a entrambi. Sì, certo, no, questo sembra... ci sarà dell'affetto, dai, scusami, però Davide, con le persone con cui lavori non c'è dell'affetto, questo sincero, dell'amicizia. Era il ma anche di Veltroni. Confermo, no, Veltroni no. Sì, ma voglio bene a Beppe, ma anche a Casaleggio. Beh, sono due persone che
hanno creato un progetto di democrazia straordinario che non è uguale al mondo. Uno ha avuto l'idea, l'altro l'ha concretizzata. Come si può non amare queste due persone? È troppo critico. Mirta Merlino, conosce Danilo Toninelli? Certo che sì. Ciao, Mirta. Figurati, se Mirta non lo conosce. Sì, no, no. Signora Merlino, cioè, vengono i 5 Stelle da lei? Sì, anche oggi ce n'aveva uno. Sì. Sì, oggi avevo Carlo Martelli, che è un personaggio molto interessante, un senatore matematico. Le canzoni di Andrea, lo ricordo. Ma qualche volta le hanno detto veniamo, però non ci devono essere degli altri? Beh sì, loro hanno un po' il problema di non stare nei talk con gli altri, questo sicuramente sì. Ieri però, ieri sera Berlusconi ieri ha presentato il suo libro Madri con Berlusconi, che il, diciamo il metodo Vespa, cioè si porta un grande politico che parla non magari tanto del libro, ma tutti parlano della presentazione. In realtà devo dire che ha parlato parecchio del libro lui, cioè il metodo Vespa fino a un certo punto, perché le Madri ha sono parlato malissimo. Hai detto? No, più che malissimo, no, tanto del libro. Ah, ha parlato tantissimo. Scusami. Ha questa ossessione con Mamma Rosa. È la sua passione, la dice che è la donna della sua vita, quindi abbiamo, siamo stati molto. Certo, poi Berlusconi è sempre Berlusconi, quindi sono un momento sublime. Perché Berlusconi è anche un aggettivo. Sì. Brava, io gli ho chiesto, senti Geppi, gli ho chiesto, l'ultima volta che tua mamma le ha dato un ceffone, lui ha cominciato a parlare, io mi sono distratta salutando delle persone che entravano. Chi? E dopo un minutino lui parlava di comunisti, gli ho detto scusi presidente, ma cosa c'entrano i comunisti? Non c'è e lui riesce sempre a mettere i comunisti. A passare dei comunisti, sì. Sempre. Senta, le ha rivelato ieri che la mamma Rosa stava salvando il paese. Beh sì. Eh sì, perché mamma Rosa... Lo dica lei, signora Merlino. L'ha sconsigliato moltissimo di scendere in campo. Quindi se lui avesse ascoltata. Beh sì, signor Toninelli, se Berlusconi avesse ascoltato mamma Rosa, avremmo avuto una vita diversa. Avremmo avuto più stand e meno Forza Italia. Esatto. Senta, come l'ha trovato il presidente? Vivo. Ma in forma, secondo me. Cioè, era spiritoso, era allegro. È stato Edoardo Bennato che ha fatto un mini concerto molto bello. E sì, ha fatto anche una cosa molto divertente, molto per voi, dovreste invitarlo. E l'avevamo chiesto, ma sì, magari. Non voleva farlo da noi, sì, l'ha fatto da lei. Lo porto io, ve lo porto io allora. Ma ha capito dove era Berlusconi? Sì, ha capito, sì. No, ma sì, ma pure rito tanto, delle cose di Bennato, era allegro, era simpatico. Poi certo, ha delle sue piccole ossessioni, tipo cioè la magistratura. Comunisti. Quello sì, quello sì. Ti racconto un'altra cosa carina, ha fatto questo racconto stupendo che la mamma, l'unica critica che la mamma gli faceva nella vita è che era troppo buono. Buono, è la stessa che ha fatto Toninelli a Grillo, c'è cioè una linea di continuità, sì, no, però sono un po' di differenze, no, però non c'è. Allora, la mamma gli disse, caro Silvio, ci manca solo che ti attacchi i campanellini al bordo della tuta, così quando vai a correre nei prati avverti le formichine che stai passando e non le calpesti. Guardi, ho le lacrime agli occhi perché guarda, lo so. Mamma ha detto così, la mamma di Silvio ha detto così a Silvio. La mamma di Silvio ha detto così. Sì, senta, signora Berlino, lei è napoletana, no? Secondo me se avesse avuto delle campanelle attaccate avrebbe fatto meno danno dopo. Esatto, sì, quello sì. Ma non... Senta, no, cosa ne pensa delle frasi di Sarri a Mancini? Allora, io infatti, questa è un'altra cosa che ieri ho chiesto a Berlusconi, lui mi ha detto che Mancini ha fatto male a dirlo. Io penso che abbia fatto benissimo a dirlo, perché penso che il mondo del calcio, da questo punto di vista, è omertoso, è un mondo maschile e omertoso, invece dire che quella roba lì non si deve dire, come noi diciamo ai nostri figli, cioè ai miei figli maschi che giocano a calcio, gli dicono quelle cose, non si dicono neanche quando sei incazzato in campo, alcune cose non si dicono. Secondo me è stata una cosa orribile, ha fatto benissimo Mancini a denunciarlo, e il mondo dello sport deve essere un mondo, come dire, che ha dei principi e delle regole, non è possibile che diventi la quintessenza invece dei colpi bassi, perché sennò appunto c'è la finanza, non so come dire, perché dobbiamo appassionarci al calcio? Ci appassioniamo ai banchieri di Wall Street, facciamo prima. Beh, no, quello ci appassioni lei, scusi, signor Merlino, con tutto rispetto, noi ci appassioniamo al calcio. Signor Toninelli, voi che siete, insomma, dal punto di vista degli insulti politici, insomma, della lotta politica, cosa ne pensate della vicenda Sarri-Mancini? Cioè, Sarri ha detto finocchio frocio a Mancini, Mancini ha detto, lo ha raccontato, ha fatto la spia, secondo alcuni. Dicendo quello che, insomma, violando la regola, voltiamo pagina e parliamo d'altro,
altro, nel senso non è non un invito a te in particolare, ma un invito a parlare d'altro. Penso che il paese meriti di parlare di cose più importanti, ma se, del calcio e delle affermazioni sbagliate. Se uno la insulta così in aula, la camera, lei lo racconta fuori o deve rimanere dentro l'aula? No, normalmente dovrebbe essere espulso una quindicina di giorni. Noi ci hanno espulso fino a 30 per aver urlato onestà alle 3 del mattino mentre stavano depredando la Costituzione. Di notte si disturba. Lei è stato espulso, sì, solo ovviamente, quella volta lì. Ne sono orgoglioso. Solo quella volta per aver urlato onestà un paio di volte, penso. Ah, e anche la seconda volta urlava? Solitamente onestà. La richiamo all'ordine, ecco. Deputato Toninelli. Ecco. Onestà, sono stato richiamato recente la settimana scorsa perché avevo in mano la bandiera italiana, certo. Come se fosse un reato avere in mano la bandiera signora d'Italia. Merlino, chi c'è domani all'Aria che tira sulla 7? Oh, bella domanda, tanta gente. Sinceramente mi prendi in un momento che non sono preparata perché ho appena finito la puntata di oggi. Sì, come ho fatto ieri sera, questo pomeriggio molto... Oggi fa un massaggio, no? Me lo dovrei fare, adesso farò mezz'oretta, finisco di mangiare perché oggi mi sono concessa un pranzetto. Brava, va bene, se no può andare da Gabri qua vicino e diamo noi il numero. E poi domani cosa c'è? No? E poi faccio la replay per domani, ancora non ho idee chiarissime. Che giornata. Sicuramente parleremo, lo so che a te non ti appassiona. Chi? Banchieri? No, parleremo un po' di borsa perché sta succedendo una cosa molto molto grave. È molta volatilità c'è in borsa, vero Mirta? La borsa sta ripresa dei 300 miliardi ieri nelle borse mondiali, la borsa di Milano è andata peggio di tutte. Quindi insomma il tema c'è, stamattina Matteo Renzi si è dovuto spendere in un'intervistona gigante su Sole 24 Ore per rassicurare i mercati, ma insomma il problema si pone e dato che poi la gente soldi da qualche parte deve investire, perché Banca Etruria no, certo. Per carità, no. Le obbligazioni no, è qualcosa bisogna fare, quindi effettivamente i bot non valgono più niente. Domani, lo vediamo domani mattina all'Aria che tira, signor Merlino, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. A voi, è un piacere. Ciao Mirta, ciao, buona giornata, buon pranzo. Lei dove investi i soldi, signor Toninelli? Non ho mai investito un euro in un'azione, non ho mai avuto soldi. Solo case? No, assolutamente, ho una casa di proprietà, prima casa con la mia famiglia. Basta, mutuo estinto dopo che è entrato in politica? Ovviamente no, anzi il mutuo è aumentato perché... Avevamo letto che era estinto e aveva già acceso un altro. Ovviamente ho cambiato casa, da prima a prima casa sono passato. Da prima a prima casa? Ma dov'è venduto la tua famiglia? Casa, dov'è la tua famiglia? Provincia di Cremona, Geppi. Ah, Soresina, là stanno. Se fai latte, Senta, cosa vuol fare da grande quando smetti di fare Ma politica? Io sono già grande, voglio recuperare il tempo di fare il papà, che oggi mi manca molto perché sono via la maggior parte della settimana. Solo il weekend li vedi? Solo weekend, sì, ogni tanto siamo anche in giro, tu sai che lavoriamo tanto il fine settimana, quindi ogni tanto come questo purtroppo devo scappare in giro. Dove va? Andiamo a fare degli eventi, domani dovremmo essere a Vimercate, adesso dobbiamo decidere se rimandare Monza, no? Dove c'è un indagato sindaco del Partito Democratico, un indagato vice sindaco deputato, evento, manifestazione di protesta, nelle chat WhatsApp lo chiamiamo evento, in realtà è una manifestazione di protesta. Come si chiama la chat di WhatsApp delle 5 Stelle? Eventi. Ma ce ne sono a decine. Ma una, ce ne dica una, quella più... La nostra chat di portavoce lombardi si chiama Cittadini Polentoni. Cittadini Polentoni, adesso le diciamo cosa le succederà nel futuro. E lo chiediamo al divino Telma. Rispondi, rispondi, rispondi. Prendi il cellulare tra le mani. What you are, what you are, what you are. Divino Telma, buongiorno. Vi salutiamo e vi invitiamo da una piazzuola. Piazzola. Abbiamo lasciato San Maurizio d'Engadina, siamo rientrati in Italia. Ma l'hanno abbandonata come i cani in autostrada, divino? No, siamo qui con i fedeli. Sulla piazzola. Per ragioni sicuramente tecniche. Ma fedeli, sì, si sa cosa si va a fare in autogrill, a mangiare un panino. Sì, ascolti, divino, ma adesso vi siete fermati in autogrill, di cosa vi cibate in un autogrill, una divinità come voi? Noi non ci cibiamo mai di giorno, come è ben noto di notte. Ai fedeli, ma non solo a loro, ma bevete soltanto dopo il tramonto. Tramonto. Quindi non ci poniamo questo problema. Ma bevete di vino? Ma anche noi, guardi. Beviamo acqua cristallina. Di fonte. Se del caso anche piovana. Senta, divino, in studio con noi oggi c'è Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo buongiorno da lei, che vede nel futuro se il signor Toninelli sarà mai espulso dal Movimento 5 Stelle, perché se loro con le espulsioni ci mettono un attimo, tac tac e via. Un attimo, sei fuori. Ci dica. Allora, questo prestigioso personaggio di tutto chi? Il mondo. Toninelli? Bravissimo, azzeccato. Esageriamo. Nato a Soresina.
Soresina. Abbiamo detto. O Soresina. Soresina, Soresina. Agosto 1974. Noi gradiremo la conferma dell'ora natale ancorché esistente. Che ora è nato? 23:30. Mamma mia, quando lei mangia? 23:30, donde fuoriesce tanta sicurtà. Arrogante. Mia mamma mi ricorda questo. Io... Allo scontrino, gli è andato allo scontrino, anche loro sono fatti così, con lo scontrino. Noi di solito consideriamo affidabili queste fonti. Ecco, detto questo, ci può dire se sarà mai espulso il Movimento 5 Stelle di cui fa ancora parte? La domanda è posta in modo tale che mai, il concetto di mai è vasto. Ma come vasto? Se nella vita gli succederà di essere espulso dal Movimento 5 Stelle. Certo, vediamo un attimo cosa dice l'orogramma. Ah, ecco. Questo trigono di Urano. Anche Saturno sorride. Sì. Abbiamo poi Marte che si protende in una... È veramente gloconda. Una piazzola. Senti le macchine che passano. Ma è il Gran Premio di Monza. Una gloconda vigorosa e pungente. Occhio alle macchine di vino, che... La prospettiva abbiamo anche la Golconda. Ah, la Golconda. Ma ci può dire se sarà mai espulso? La Golconda è una macchina parcheggiata. Occhio, divino. No, la Golconda è la famosa tela di Matisse. Ma cos'è? È arrivato anche Grotto? Chi è? Attenzione che c'è Hamilton. È un esempio di surrealismo. Ma ci può dire se sarà mai espulso il signor Toninelli dei 5 Stelle o no? Tiriamo le somme, l'avremmo già detto se non ci facesse continue cose strane attorno. Cioè. È lei che è la piazzola. Siamo a gennaio 2016, possiamo dire che fino a gennaio 2019 non risulta espulso. Non risulta espulso, divino, finalmente, grazie. Davino. Arrivederci. Grazie. Deputato Toninelli! Mi è andata bene. Senta, ma per cosa si taglierebbe i capelli a zero? Per cosa? No, qui c'è il consenso scritto di mia moglie, non c'è nulla. Niente, non per nessun motivo al mondo. Salvo il consenso scritto. Beh, se Di Maio diventa Presidente del Consiglio, si taglia i capelli a zero? Me lo abbraccio, lo bacio, ma niente, senza il consenso di mia moglie. Non... Che si chiama? Marusca. Marusca, no, italiana. Italiana, russa. Grazie a Danilo Toninelli, grazie a voi. Deputato del Movimento 5 Stelle, noi torniamo domani.